Chiesa e chiostro di Sant'Agostino. Questa chiesa fu costruita assieme al convento degli eremitani di Sant'Agostino nel 1270 e rifatta un secolo dopo assieme alla cattedrale. Il portale in pietra d'Istria del 1485 è di Giuliano da Maiano, mentre l'interno fu rifatto alla fine del XVII secolo su disegno di Ferdinando Galli da Bibbiena con pale realizzate da Pomarancio, Pier Simone Fanelli, Felice Damiani e residui di affreschi di Giacomo da Recanati. Vi sono poi opere di Antonio Calcagni che qui è sepolto. Nel chiostro del convento adiacente si trova la Torre del Passero.